sono Marino D'Angelo, il presidente dell'associazione Abili Oltre, l'associazione che si occupa dell'inserimento nel posto di lavoro dei ragazzi e delle ragazze con disabilità. Parte da Napoli il progetto Piazza della Fiducia, siamo in Piazza del Gesù a Napoli per presentare prodotti che provengono da aziende che includono nella loro lavorazione ragazzi con disabilità. Un'operazione che porterà Abili Oltre in tutte le piazze principali d'Italia, un'operazione che da un lato serve per dare un innesco ed un ulteriore sviluppo ad un mercato del lavoro che comprenda anche le fragilità, e dall'altro è un'operazione di sensibilizzazione sulla necessità di pensare all'inserimento dei ragazzi più fragili nei posti di lavoro con un superamento di un concetto della mera assistenza sanitaria, arrivare ad una affermazione del lavoro, del loro lavoro, come affermazione di una dignità personale. Abili Oltre si occupa di questo settore da qualche anno. Abbiamo scelto di iniziare dal food, che è uno dei settori più accoglienti dei ragazzi con disabilità, sia dal punto di vista delle possibilità di lavoro, sia dal punto di vista dei contenuti. Siamo ben lieti come municipalità di aver sostenuto questa iniziativa. Noi da sempre ci battiamo per la valorizzazione della diversità. Basti pensare che in natura la diversità è un fattore assolutamente positivo, mentre a volte questo lo dimentichiamo nella società e nella complessità di una comunità. E quindi è bene porre al centro la diversità come valore. È giusto che la municipalità, le istituzioni locali sostengano queste iniziative, le diano forza, provino appunto a valorizzare il lavoro che tanti ragazzi fanno, valorizzando quelle che sono le loro capacità. Abili Oltre trovo sia uno slogan di grande efficacia, proprio perché evidenzia quelle che sono le qualità di ciascuno di noi, quindi punta al valore e non al disvalore delle persone. Quindi benvenuti e buona permanenza. Elena Lopresti, Ancos Confartigianato. Ancos Confartigianato è l'associazione parte del circuito di Confartigianato che si occupa della promozione di tematiche sociali e sportive. In questi giorni siamo in piazza con l'associazione Abili Oltre, con cui abbiamo creato un vasto partenariato per la promozione non solo dei prodotti del territorio, ma anche di tematiche di inclusione sociale, specialmente rivolte a soggetti interessati da forme di disagio psico e sociale. Crediamo che sia molto molto davvero importante sostenere iniziative del genere, perché l'inclusione è una ricchezza non solo per le persone che vengono introdotte nel mondo del lavoro, ma è una ricchezza davvero per tutta la società. Virginia Capuano, presidente di Napoli in Mente, un'associazione di promozione sociale che si occupa di inclusione socioprofessionale di persone con disabilità. L'obiettivo della nostra associazione è quella di garantire a tutti, indistintamente, la possibilità di formarsi adeguatamente, di orientarsi e di inserirsi degnamente sia nella società che nel mondo del lavoro. Siamo qui in Piazza del Gesù a rappresentare appunto il nostro progetto in partenariato con l'associazione Abili Oltre, per offrire ai cittadini la possibilità di gustare prodotti buoni attraverso l'ausilio, l'aiuto delle persone di cui ci occupiamo. Luca è uno dei ragazzi che abbiamo formato all'interno della nostra associazione e si trova qui nelle vesti di addetto alle vendite e consulente anche alla CISCO. Mi chiamo Luca Amin, faccio, come vedete, io qua sto lavorando in questa cooperativa con la quale
sto vendendo, facendo il, cioè, sto vendendo prodotti per direttamente abili, sono direttamente abile anche io, faccio parte dell'associazione Napoli in Mente, con la quale ho fatto anche dei corsi di formazione dove mi hanno dato un'integrazione al lavoro e anche a livello personale su quanto riguarda il contesto mio personale. E mi ha dato anche, grazie a loro, sto lavorando a lottare insieme agli altri, perché comunque è un lavoro che comunque mi dà la mia personalità. E grazie all'associazione sto crescendo a livello lavorativo e oggi mi sono qui in questo contesto lavorativo per poter far vedere alle persone che la direttamente abile, nel senso che può dare di più. Noi persone direttamente abili non siamo indifferenti, cioè siamo uguali, ma allo stesso tempo diversi, però siamo uguali agli altri e possiamo fare anche noi il lavoro normale come tutti gli altri.